Che sul 2-0 probabilmente era difficile crederci, voi lo avete fatto, avete sfruttato un po' la nuova caratteristica del Pescara, quella di poter approfittare di alcuni spazi in fase difensiva, e avete fatto bene. Beh, c'era poco da difendere a quel punto, ci siamo esposti, abbiamo fatto un 3-3-1-3 con 4 attaccanti, 2 esterni a punta centrale, a rimorchio Rigazzino Silipo, ci è andata bene, siamo stati anche fortunati, però siamo stati anche sfortunati. Perché nel finale abbiamo preso un incrocio di pali, nel finale l'ultima azione di Pandolfi abbiamo fatto un'azione che potevamo ottenere qualcosa, però io penso una partita spettacolare, bella, come piace a noi che siamo offensivi. Certo, tutti parleranno delle fasi difensive, delle cose così, ma quando ci sono mentalità che vanno oltre i sistemi di gioco è difficile poterci legare e fare catenaccio, anche perché quando ti difendi come squadra di Zeman fai la figura che stiamo facendo noi. Abbiamo preso 2 gol e potevamo prendere il terzo e il quarto. L'analisi l'ha fatta lei, le chiedo l'ultima cosa perché poi deve lasciarci il tecnico Pocheschi, se ci può dire che cosa le hanno detto i suoi sul gol annullato nei secondi finali al Pescara, perché nessuno lo ha capito. C'è stata una posizione del vostro giocatore che ha preso Altobelli per la maglia, gli ha preso posizione, ha fatto un fallo da dietro, poiché però l'ha preso e lui stava in vantaggio. Ed è stato un fallo che ha visto benissimo l'arbitro, quindi fallo su Altobelli. Sì, fallo su Altobelli, lo prende proprio, non so se era Cupone o se era proprio lo Scano, non so, uno dei due, l'attaccante lo prende, non si fischia a Pescara al 93esimo un gol se non c'era, c'è un fallo ed è giusto che viene fischiato.